Buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Casa 94. Siamo a primavera e non possiamo mancare di raccontarvi quelli che saranno gli eventi che accompagneranno l'inizio di questa nuova stagione. Da Bergamo Jazz fino all'Orizzonti Queer, la rassegna cinematografica del Festival Orlando. Vi racconteremo poi di un evento simpaticissimo, la Bergam Bug, e chiuderemo la puntata raccontandovi quelle che potrebbero essere le proposte per i viaggi per le prossime vacanze. Pasquali. Prima di collegarmi col primo ospite, non posso non bere un buonissimo caffè offerto dal Caffè del Caravaggio. E intanto che inizio a sorseggiare, ci colleghiamo col nostro primo ospite, Roberto Valentino, assistente della direzione artistica di Bergamo Jazz. Eccoci qui. Ciao Roberto, Buongiorno. eccoci. Come va? Buongiorno a tutti voi. Ci siamo, Benissimo. state per aprire Ripresi. questa nuova edizione di Bergamo Jazz, quindi Esattamente. siete proprio col contaminuti, insomma, con il timer. Assolutamente. Iniziamo appunto oggi, primo giorno di primavera. Ci racconti un po', Roberto, cosa prevede questa edizione del Bergamo Jazz, che è sempre più un evento attesissimo nella nostra città, un festival che fa rima appunto con eleganza, raffinatezza e esponenti internazionali del jazz. Ecco, hai già detto tante cose, cioè questo è un festival per sua natura internazionale che ospita artisti internazionali e sempre di più attrae pubblico internazionale, ovviamente grazie all'aeroporto che abbiamo qui vicino. E saranno 4 giornate ricchissime di eventi, adesso non posso raccontarli tutti, però spazio alle altri eventi. Si trova tutto Fondazione Teatro Donizetti, www.teatrodonizetti.it. Cominciamo un po' a dire qualcosa sul programma di oggi. Iniziamo in un piccolo teatro, ma è un gioiellino, che è il Teatro di Sant'Andrea, poco sopra la Fara, con un veterano del pianoforte che si chiama Dave Barrell. Poi ci trasferiremo al Circolino per il primo appuntamento con la rassegna Scintille di Jazz, che è quella dedicata ai giovani, giovanissimi talenti. E poi andremo al Teatro Sociale con il primo grande concerto, di cui saranno protagonisti un trio americano con Danilo Perez, John Patitucci e Adam Cruz, e poi il quartetto tutto italiano, ma di grandissimo livello, che è quello di Fabrizio Bosso. Quindi ci hai già fatto un elenco di nomi interessantissimi, hai parlato anche di giovani talenti e quando ci hai parlato di pubblico anche a livello internazionale, proprio grazie, diciamo, alla possibilità di raggiungere Bergamo, grazie al nostro aeroporto, Roberto, secondo te anche il pubblico sta diventando, ha una tendenza sul giovanile? Il jazz comunque è diciamo una disciplina musicale che da sempre accompagna un pubblico, all'inizio sembrava elitario, no? Invece poi sta esplodendo anche nelle fasce giovanili, immagino. Cosa ci puoi dire del pubblico? Sì, assolutamente sì, perché il jazz è una musica che si rinnova in continuazione. Noi quest'anno avremo in verità dei musicisti che non sono proprio giovanissimi, ma che però sono ancora nel pieno della loro creatività. Penso a Abdullah Ibrahim, lo stesso Dave Warren che dicevo prima, però ci sarà anche un giovane talento esplosivo che è Ana Carla Maza, questa violoncellista e cantante cubana che è uno dei fenomeni del momento. E lei la potete ascoltare domenica pomeriggio al Teatro Sociale alle ore 17. Ecco, la stiamo vedendo, è veramente un talento esplosivo. Quindi il jazz oggi è una musica come dire, che rivisita un po' il suo passato, è ben ha i piedi ben saldi nel presente, ma è proiettata anche verso il futuro. Questo è bellissimo perché quando si parla di jazz, cioè ai termini diciamo che abbiamo utilizzato in apertura, un'altra parola che accompagna sempre questo tipo di musica è l'improvvisazione, Roberto. Esattamente, l'improvvisazione è uno dei cardini dell'espressività jazzistica. Che improvvisazione non vuol dire cose fatte a caso nel modo più assoluto. C'è anche un rapporto molto stretto tra composizione
e improvvisazione. Spesso si dice che l'improvvisazione è una composizione istantanea, cioè che nasce in quel momento. Io volevo dire due parole sul nostro direttore artistico, che è Giorgio Assolutamente. Giovano, che abbiamo visto in una fotografia un attimo fa. Giovano è un grandissimo sassofonista che ha suonato a Bergamo tante volte, e quando gli abbiamo chiesto di unirsi a noi, di unirsi alla squadra di Bergamo Jazz, ha accettato con grande entusiasmo. Perfetto. Ci puoi raccontare un po' ancora, dare qualche spoiler del programma, Roberto? Quindi la giornata di oggi l'abbiamo raccontata tutta. Domenica sappiamo che appunto ci sarà questa jazzista cubana, per darci qualche altra anticipazione per chi fosse in ascolto. Certo, abbiamo appena visto le immagini del gruppo di John Scofield, che si chiama Yankee Go Home, che è un nome anche un po' ironico, perché John Scofield, grandissimo chitarrista, rivisiterà alcuni pezzi storici del rock americano, tipo pezzi di Grateful Dead, Neil Young, Bob Dylan, cose di questo tipo. Poi, sempre domani sera, avremo straordinario sassofonista di origine portoricana, che ha appena vinto un Grammy Award, che si chiama Miguel Zenon. Poi gli appuntamenti di sabato saremo anche all'Accademia Carrara con una flautista franco-siriana che si chiama Naysam Jalal. Poi in serata a Donizetti avremo il gruppo quintetto di Bobby Watson, un valorosissimo sassofonista, e poi un progetto speciale. In un certo qual modo autocelebrativo, cioè ricorderemo il concerto che l'Art Ensemble Chicago tenne nel 1974 appunto a Donizetti, e a rendere omaggio a quel concerto e allo stesso Art Ensemble sarà il batterista di quel gruppo che si chiama Famoudou Domoyè. Poi domenica avremo appunto Anna Carla Mazza, ma anche altri appuntamenti come Federica Michisanti in sala Piatti alle ore 15, che ospiterà nel suo French Quartet il clarinettista francese Louis Clavis. E infine al Donizetti, sempre domenica, avremo Abdullah Ibrahim, un pianista che suonò a Bergamo al Donizetti nel 1975, quindi non è giovanissimo, ma è assolutamente ancora creativo. E poi avremo questo Modern Standard Supergroup, che è formato da Ernie Watts, sassofonista, Nils Landotti, pianista, Felix Pastorius, come dire, il figlio di una grandissima e incredibile leggenda che è Jaco Pastorius. E con loro ci sarà Harvey Mason, un batterista straordinario. È un programma ricchissimo, Roberto, che quindi sicuramente vi vede al lavoro appena terminata questa edizione. Vi date subito il via per organizzare quella che sarà la rassegna dell'anno successivo, è corretto? Comunque con nomi di Ci questa. stiamo già pensando, non abbiamo ancora finito questa, ma già qualche idea per il 2025 c'è, assolutamente lo garantisco. E questo è perfetto. Allora, Roberto, vuoi aggiungere qualcos'altro per raccontarci della rassegna? Secondo me abbiamo già dato una serie di nomi importantissimi che ci fanno già venire voglia di andare a digitare subito quello che è il Teatro Donizetti, Bergamo Jazz, e andare a capire un po' come acquistare i biglietti per questo evento che veramente apre un po' le porte di quella che è la stagione primaverile qui a Bergamo. Sì, tutte le info, come dicevo, le trovate sul sito del Teatro Donizetti, ma una delle caratteristiche di questo festival ormai consolidata è quella di far scoprire al pubblico dei luoghi che sono un po' trascurati, come dicevo prima, questo teatrino Sant'Andrea appena sopra la Fara, che noi abbiamo scoperto recentemente, ma ci sono degli altri posti bellissimi. Ovviamente l'Accademia Carrara la conoscono tutti. Però è possibile, per esempio, visitare l'Accademia Carrara e assistere al concerto. Quindi questo è un valore aggiunto. Cioè, ai concerti è sempre abbinato qualcosa che riguarda la nostra città, che Bello più riguarda bello. le bellezze della nostra città.
È vero, quando si accompagna già a un evento meraviglioso, a questi luoghi, alla scoperta del territorio, credo che sia veramente, come hai detto tu, un valore aggiunto anche per chi viene magari a Bergamo la prima volta per assistere appunto al festival. Quindi credo sia una combinazione perfetta. Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo per esserti collegato in una giornata che vi vede in apertura di Abbastanza. rassegna. Per cui ancora un grazie e ci aggiorniamo prestissimo per sapere se avete già pensato a quella che sarà la prossima edizione. Intanto, in apertura, l'edizione Bergamo Jazz 2024. Grazie, grazie a Grazie voi, a te, grazie a te, Roberto, grazie complimenti a tutto lo staff e a voi. Grazie. Eh sì, è buona un lavoro di apertura. squadra, questo è molto importante. C'è una squadra numericamente piccola, ma molto coesa. Quindi via, siamo con voi nel momento dell'inaugurazione. Grazie. Grazie ancora, Roberto. Grazie, grazie. Per cui al pubblico da casa non vi resta che andare a digitare Bergamo Jazz per andare a scoprire tutti gli appuntamenti della rassegna. Vi lasciamo un attimo con la pubblicità e torniamo immediatamente da voi. Rieccoci tornati in studio, parliamo adesso di un altro evento imperdibile che accompagnerà questa primavera. Parliamo della rassegna cinematografica del Festival Orlando, Orizzonti Queer, e lo facciamo in collegamento con la direttrice artistica Elisabetta Consonni. Eccoci qua Elisabetta, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Grazie mille per aver accettato l'invito, siamo curiosissimi. Il Festival Orlando è già stato nelle scorse edizioni nostro ospite, quindi siamo curiosissimi di andare a toccare da vicino quello che sarà anche questa rassegna cinematografica. Elisabetta, se è d'accordo, io partirei subito con quello che è il trailer, diciamo, per entrare proprio nel vivo. Certo. Perfetto. Je serai Orlando. Elisabetta, ci siamo già emozionati con il Esatto. trailer. Ci puoi raccontare un po', Elisabetta? Meraviglioso, veramente complimenti. Ci puoi raccontare un po' quelli che sono gli ingredienti che vanno a costituire questa rassegna cinematografica? Com'è strutturata? Sì, Orizzonti Queer è dall'anno scorso questa rassegna che anticipa il festival e rientra nelle progettualità del festival che in qualche modo iniziano ad incontrare il pubblico prima di questi 10 giorni per fidelizzare con delle persone e poi fare in modo che il festival diventi una festa e un punto di incontro. Quindi Orizzonti Queer parte martedì prossimo e diciamo che partiamo col botto davvero e sono molto contenta e anche super emozionata. Quest'anno il mio primo anno di direzione artistica e partire così a volte è abbastanza entusiasmante. Il primo film è Orlando, My Political Biography, ma biografie politiche, che è il film d'esordio di Paul B. Preciado. Per chi frequenta l'ambiente del queer e conosce le teorie di genere, dell'identità di genere, sa che Paul B. Preciado è una persona di rilevante importanza per quanto riguarda lo spostamento delle teorie di genere dal punto di vista filosofico, una persona che è difficilissimo avere e devo dire che abbiamo lottato tantissimo per averla. È comparso in Italia in pochissime situazioni estremamente selezionate. Io mi ricordo, avevo seguito un suo seminario a Milano al Pace tanti anni fa, ed era un seminario che aveva stregato la gente e quando i programmers che oggi non sono qua presenti
presente, ma mi hanno proposto il titolo di Orlando My Political Biography, io ho accolto l'invito e mi sono prodigata ad andare a cercare la presenza di Preciado, perché avrebbe segnato, diciamo, un evento cruciale nel panorama bergamasco. Ovviamente cito il fatto che avere un film che si chiama Orlando dentro il Festival Orlando non può far esplodere questo diciamo, i significati che questo nome ha, così come Preciado. Anche noi Festival Orlando ci rifacciamo a questo famosissimo romanzo di Virginia Woolf, Orlando, che in qualche modo segna propone un inizio su una riflessione sul genere e sulla possibilità di trasformazione prima del genere, la possibilità di essere chiunque si voglia, la possibilità della trasformazione, ed è un po' quello che Preciado fa con le sue teorie, parlando di corpo, parlando di come la biopolitica ha un tipo di controllo sui corpi e come invece la libertà e la trasformazione sia una risorsa per tutte e per tutti. Quindi non solamente per chi decide, per chi è interessato a questi temi, ma si parla di principi di libertà per tutte le persone. Questa rassegna poi andrà avanti ad aprile con un film di cui avete visto delle piccole clip all'interno del trailer, che è Le Paradise di Zeno Graton. È un film estremamente emozionante, sicuramente la parte del trailer dove tutti si sono emozionati è proprio quella di Paradise, che è una storia di carcere, di razzializzazione, ma in cui questi contesti vengono completamente sovvertiti dall'urgenza di un amore. Quindi a prescindere dalla tipologia dell'amore, di amore si sta parlando. Per poi finire con l'ultimo titolo, che è Housekeeping for Beginners, che invece sarà l'8 maggio durante il festival. Ah, scusate, mi sono dimenticata di dire, il secondo titolo è il 17 aprile allo Schermo Bianco a Bergamo, mentre il Paul B. Preciado con Orlando My Political Biography sarà all'Auditorium alle 18, un orario un po' anticipato, però di cruciale importanza. Comunque, Housekeeping for Beginners sarà invece dentro nel festival l'8 maggio, ed è un titolo scelto perché la cornice di senso del festival sarà in quante maniere possibili, quante possibilità abbiamo, e io penso che siano infinite, quante possibilità abbiamo di essere famiglia. Housekeeping for Beginners è una storia, una sorta di saga familiare in cui la famiglia non è determinata dai legami biologici, ma dei legami di cura reciproca, ma anche di conflitto reciproco, di drammi, di piacere, di appunto cosa significa essere famiglia. Questo è il tema del festival: con quante persone si possono strutturare legami per fare in modo di avere cura tra di sé, sostegno, anche possibilità di negoziazione di conflitti, e quindi questo titolo di film, così come altre proposte di arte performativa, saranno inserite all'interno di questa cornice di senso, di questo invito a riflettere su altre possibilità di famiglia, su altre possibilità di genere, su altre possibilità di essere corpi. Elisabetta, ce l'hai raccontato veramente, abbiamo sentito la tua emozione e sì. Siamo felicissimi, soprattutto per te, perché è proprio il primo anno della tua direzione artistica. Ci hai detto come per te sia stato importante, ecco, avere anche un nome così di alto rilievo all'interno della rassegna. Per cui veramente ti facciamo i complimenti sentitissimi. E soprattutto rassegna di questo tipo è fondamentale nella contemporaneità, perché sempre di più anche le notizie di cronaca
ci raccontano di queste scelte, di queste trasformazioni anche all'interno dei ragazzi giovani, no? Degli adolescenti. Io ho due figli adolescenti e queste tematiche è importantissimo parlarne. Siete veramente all'avanguardia, non so come dire, qui a Bergamo è importantissima una rassegna come la vostra, per cui io ci tengo sempre ogni anno ad avere uno spazio dedicato a voi in apertura. Il trailer è fatto benissimo e quindi non vediamo l'ora di avvicinarci alla rassegna. Dicevamo che la rassegna cinematografica anticipa un po' il Festival Orlando, è corretto Elisabetta? Possiamo raccontare anche un po' quello che sarà il programma del Festival? Sì, no, non facciamo un grandissimo spoiler, diciamo che le date saranno dal 3 al 12 maggio, il tema ve l'ho leggermente accennato, è un 10 giorni in cui le proposte di arte performativa, di dibattiti, di incontri, di cinema ragioneranno attorno al tema delle possibilità infinite e plurali di essere famiglia. Avremo artisti e artiste italiani e internazionali come sempre in Orlando, avremo formati ibridi, quindi spettacoli fruibili in un teatro come performance per una persona alla volta, assemblee che diventano spettacoli, cose a metà tra il teatro, il cabaret e il concerto. Abbiamo cercato di tenere insieme più elementi per venire incontro a una varietà di pubblico, anche sempre comunque cercando di tenere ferma l'attenzione su dei temi che per noi sono importanti, sicuramente temi di identità di genere, ma anche la questione dell'accessibilità, portare l'attenzione anche ad alcune marginalità e fragilità all'interno della società e appoggiare lo sguardo su tutte queste possibilità per non dare per scontato niente e per cercare veramente di accorgersi che il mondo è plurale. Io Elisabetta veramente metto l'accento su tre parole, tre concetti che hai detto, questa urgenza d'amore che è bellissima, la possibilità di trasformazione che ci apre veramente uno sguardo positivo verso il futuro e poi queste infinite possibilità di essere famiglia, e lo dico con una tenerezza veramente perché sono delle parole chiave, abbiamo bisogno di valori positivi e quindi io Elisabetta ti ringrazio tantissimo per essere intervenuta, ci hai dato veramente un bello slancio, il trailer ripeto è meraviglioso, per cui faccio i complimenti a tutto lo staff e un in bocca al lupo anche per questa edizione della rassegna cinematografica e del Festival Orlando, quindi grazie ancora per esserti collegata Elisabetta. Sì, ecco, ci tenevo un'ultima cosa, sì. La direzione artistica è cambiata, ma c'è comunque il Mauro Danesi che ha portato avanti questo festival per 10 anni, lo staff sono un gruppo di persone attiviste che cercano di far continuare questa presenza del festival su Bergamo, quindi sono io la prima a ringraziare tutte le persone che lavorano con me. Benissimo, allora Elisabetta, un saluto anche a Mauro, allora un saluto a tutto lo staff. Certo. Quindi al pubblico da casa è arrivato il momento appunto di lasciarvi alla pubblicità, andate a digitare Festival Orlando e ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci tornati in studio, parliamo adesso di un evento simpaticissimo, parliamo di Bergamo Bug, siamo alla 13ª edizione e lo facciamo in collegamento con l'organizzatore dell'evento, Angelo Riccardi, eccoci Angelo! Ciao, ciao! Grazie mille per esserti collegato Angelo, io ci tenevo tantissimo a parlare di questo evento che è colorato, simpatico e ci porta ancora una volta in quello che è la stagione primaverile. Ci racconti un po' com'è nata l'idea di organizzare una rassegna di questo tipo e come sarà il programma di questa edizione? Allora, questa edizione si prevede coloratissima, piena di maggiolini dagli anni 60 e anche agli anni 2000. Questa idea è nata nel 2008 da un piccolo gruppo
che poi pian piano si è trasformata e nel corso degli anni ha coinvolto un appassionati provenienti da tutto il nord Italia. E il programma di questa edizione è molto particolare. Partiamo dal venerdì sera con un ritrovo serale in un'officina meccanica. Ricordiamo le date, Angelo, che è il Il 5, 5, 5, 6 e 7 perfetto, aprile. perfetto, benissimo. Bene, dai. Allora, il venerdì sera, venerdì 5 aprile, saremo ad Albino, in Basseriana, dove un meccanico autoriparatore di Maggioleni, che sponsorizza anche lui l'evento Officina con Vista, parlerà di come sistema i nostri motori, tratterà tematiche a tema Maggiolino. Dopodiché ci sposteremo per una piccola cena conviviale tutti assieme. Il giorno dopo il programma prevede il ritrovo a Clusone nel centro storico, un piccolo pranzo in compagnia e poi il trasferimento ad Ardesio, dove vedremo il museo dedicato alle arti e ai lavori degli anni 50. Perfetto. Dopodiché ci trasferiremo al Passo della Presolana, faremo un tour sulle nostre prealpi orobiche, per poi rientrare la sera a Clusone. La Ottimo. domenica, che è il programma principale, dove sono attese 250 vetture provenienti da tutto il nord Italia, la mattina saremo ospiti del gruppo Bonaldi Eurocar Italia, che patrocina l'evento, dalle 8 a mezzogiorno a Bergamo, proprio dove c'è la concessionaria. E a seguire saliremo a Clusone, dove seguirà un'esposizione statica e una lotteria per i partecipanti. Quindi abbiamo già visto nelle immagini la dimensione del colore, in effetti c'è, abbiamo visto tantissimi esemplari storici, appunto, Angelo. Quindi è un'idea meravigliosa. Anch'io ho un'auto d'epoca, ma non è un maggiolino, e ho partecipato a qualche incontro appunto di questo tipo e devo dire che c'è una bella solidarietà, no? Tra le persone che scelgono di continuare a tenere una macchina bella, storica di questo tipo, no? Addirittura tra le mini ci si fa i fanali quando ci si incontra, non so se è anche così con i Esatto. maggiolini. Soprattutto il bello dei nostri incontri è che coinvolgiamo dal ragazzo giovane le famiglie e al pensionato che gli ricorda la sua giovinezza. Questo è bello perché poi avete comunque strutturato la rassegna con dei momenti conviviali e in effetti sono quelli in cui gli appassionati poi si confrontano di più, no? E mi è piaciuto anche il Esatto. fatto che aprite la rassegna con un appassionato ma anche un tecnico, diciamo, di quelle che sono le auto storiche, perché comunque la difficoltà con queste macchine è sempre quella magari di cambiare il pezzo, trovare il pezzo originale, ci sono sempre dei suggerimenti per la manutenzione, quindi anche queste tematiche accompagnano un po' gli incontri tra appassionati. Anche per il maggiorino è così difficile trovare i pezzi storici, insomma, c'è sempre una ricerca raffinatissima, no? Per chi ha queste macchine. Corretto, Angelo? È più che corretto, si fa sempre più fatica a trovare persone appassionate del mestiere e che sanno metterci le mani, e anche la distribuzione dei ricambi diventa un po' problematica. Per questo è un piacere coinvolgere questi meccanici appassionati che spiegano, agli appassionati come fare delle piccole manutenzioni, cambio olio, candele. È un modo per trascorrere la serata in compagnia. Un'altra cosa bella poi appunto di queste macchine è che comunque io non riesco a staccarmene, no? Cioè si tengono proprio come degli oggetti da collezione, per cui c'è addirittura chi poi apporta sempre tutte le migliorie, ci sono un po' diciamo delle persone che le curano ad un livello così alto che diventano proprio dei veri e propri pezzi da collezione, no? Perché se vogliamo parlare di prezzi comunque poi la macchina super accessoriata e ben tenuta di queste auto storiche mantiene comunque un valore sul mercato notevole, è corretto, Angelo, per dire sono dei Sì, pezzi veramente da collezione.
Sì, alla nostra manifestazione partecipano parecchi appassionati con mezzi veramente particolari e con un valore anche di 200.000 euro, perché sono pezzi numerati e rari da trovare in circolazione, che tirano fuori apposta per la nostra manifestazione. Ecco. Abbiamo dei cabrio degli anni 50 che sono abbastanza rari. E poi, collegandomi al tuo discorso di appassionati, per alcuni sono come membri della famiglia queste macchine. Quindi diventa veramente un oggetto preziosissimo. Angelo, quindi per fare un po' una somma del chilometraggio che andrete a fare, per cui abbiamo detto Clusone, Ardesio, poi nella giornata di domenica Ardesio. Bergamo, Clusone, è corretto? Quindi Esatto, se corretto. vogliamo un po' dare dei numeri, alla fine quanti chilometri è tutto il tour per avere un'idea dei chilometri che devono affrontare Ah, sì. queste vintage? Sarà un centinaio di chilometri, penso, Centinaio per di il giro, chilometri. però gli appassionati, ripeto, non gli spaventano. Noi abbiamo già dei preiscritti dalla Liguria, dal Veneto e anche dalle Marche che ci tengono proprio a partecipare per lo scambio di passione fra appassionati così del settore. Quindi non solo Nord Italia, anche dalle Marche, per cui diciamo Sì, arriviamo anche in fasce in centro centrali. Italia. Perfetto. Angelo, tu quante macchine d'epoca hai? Allora, ne ho solamente uno, un maggiolone del 72 Del 72. a cui sono affezionato e che uso per girare per le manifestazioni. Ecco. Un'altra domanda, Angelo, per questi raduni storici è necessaria una data? La macchina deve essere stata immatricolata in un periodo preciso? Ci sono un po' dei range, diciamo, secondo cui magari poi diventa troppo moderna per poter partecipare? Date anche questi termini per l'iscrizione o accogliete comunque anche magari macchine meno agée, diciamo? Allora, alla manifestazione Bergen Bug è aperta ovviamente a tutti i maggiolini e ai furgoni Volkswagen e anche alla Golf serie 1 e serie 2. E poi è aperta ai New Beetle e ai nuovi maggiolini che sono i fratelli minori, chiamiamolo, delle nostre macchine d'epoca. Ok. Infatti, sono invitati anche loro come club a partecipare all'iniziativa. Perfetto. Angelo, non ci resta che dare tutte le coordinate per prendere tutte le informazioni più dettagliate. Voi avete delle pagine social, è corretto? Sì, abbiamo una pagina Facebook denominata Bergen Bug, dove potete trovare il nostro evento Facebook, che tra l'altro è patrocinato dalla provincia di Bergamo, dai comuni di Clusone e di Ardesio e dal comune di Bergamo. Perfetto. E quindi lì troviamo anche tutte le modalità di iscrizione, giusto? Sono ancora aperte le iscrizioni? Esatto. Cioè, hai già parlato di Sì. cifre altissime, no? Cioè, che la giornata di domenica prevede già 250 iscritti, quindi diciamo stiamo parlando veramente di un raduno importante, con dei numeri importanti e soprattutto che fa confluire comunque sul nostro territorio gente proveniente dal resto d'Italia. Quindi Angelo, noi ti facciamo i complimenti perché mi è piaciuto subito appena ho incontrato la tua pagina, per cui non ci resta che augurarvi di fare tutte le manutenzioni corrette. Tirarle a lustro, come si dice, giusto? Perfetto, Giusto, giusto. Angelo. Grazie. Grazie a te per esserti collegato e veramente per averci portato questo evento qui a Sei La TV. Per cui vi facciamo in bocca al lupo anche per questo raduno, Angelo. Un saluto grandissimo. Ciao, grazie, Angelo. Grazie. Ciao, ciao. Eccoci qua, agli ospiti da casa, quindi per chi avesse qualche maggiolino, maggiolone ancora in garage, che ha voglia ancora di correre, andate a digitare Bergen Bug, così vediamo se fate ancora in tempo ad iscrivervi. Vi lasciamo alla pubblicità e torniamo subito da voi.
Rieccoci tornati in studio e continuiamo la nostra rassegna di appuntamenti con la compagnia del Relax. Stiamo parlando di Enrico Radrizzani, fondatore della compagnia del Relax. Eccoci Enrico. Fondatore e inventore. Allora, noi abbiamo iniziato questa serie di appuntamenti che, come abbiamo detto, ci accompagnerà fino alla fine della stagione. Quindi stiamo viaggiando ovunque, prendiamo un mappamondo e scopriamo un po' quelli che sono i luoghi cari alla compagnia del Relax. Ricordiamo, la mission è proprio quella di viaggiare con calma, Ok, è no? perfetto. Ci siamo già detti che organizzate dei viaggi, quindi inediti, un po' particolari, con dei Sì. percorsi che non sono quelli di massa turistici, che lo fate per gruppi poco Piccoli, sì. numerosi, lo fate anche per gruppi di ipovedenti, quindi comunque avete una concezione del viaggio che Molto abbraccia. speciale. È una concezione del viaggio che deriva da quello che sento dire. Quando vedo chi fa Istanbul, Ankara, Cappadocia, Pamuk, Efeso in una settimana, che dice sì, bello il posto, ma stancante, dico, caspita, allora andiamo piano. Quando trovo chi ha partecipato con me nel viaggio, dove in una settimana stiamo in un posto per vederlo bene, mi dice, ah, bellissimo, finalmente ho capito dove sono, perché è un non vedente, e abbiamo così, viaggiando lentamente, il tempo di spiegare che cosa facciamo, sono contento di aver trovato questa esigenza e portarla e tramutarla in un viaggio particolare, così come facciamo il viaggio per le mamme con i bambini, così come facciamo il viaggio per chi è appassionato di archeologia o di fotografia. Insomma, al di là del viaggio, se vogliamo, tradizionale, sempre fatto con lentezza, dove visitiamo cittadine, musei, spiagge, parchi nazionali, mercati, luoghi, diciamo così, di interesse generale, abbiamo anche una serie di viaggi a tema che si infilano proprio in una nicchia particolare. Magari la prossima volta parliamo del vino georgiano, che è un viaggio che partirà a maggio, anche Io sono questo. curiosissima, Enrico. Porta anche una bottiglia. Infatti, in questa puntata che apre la stagione primaverile, stiamo parlando anche degli eventi che accompagnano un po' questa stagione e siamo prossimi alla Pasqua. In tema di questa puntata, infatti, vorremmo appunto che tu ci raccontassi cosa hai programmato per la Pasqua ortodossa, se ci racconti tutto nel Sì, dettaglio. questa è una Pasqua un po' speciale. A seconda del calendario, noi seguiamo il calendario gregoriano, loro giuliano, quindi le nostre Pasque l'anno scorso erano sovrapposte, quest'anno invece sono divise. La Pasqua ortodossa quest'anno cade il 5 di maggio e ho scelto, perché ci sono già stato, le foto che vedremo oggi in onda sono le foto che ho fatto nell'ultimo viaggio a Karpathos. La Pasqua, come dicevo, cade il 5 maggio, noi approfittiamo del ponte del 1º maggio e partiamo. Facciamo un viaggio di yoga, di trekking e di devozione, perché partecipiamo con le donne del paese, per esempio, ad addobbare la chiesa di Zadoko Spiji. È una chiesa molto speciale, è una chiesa che ha una connessione con Istanbul anche. Zadoko Spiji è la chiesa della fonte vivificante. Quando c'erano tensioni tra Grecia e Turchia e gli ortodossi non potevano recarsi ad Istanbul in questa chiesa che è una meta di pellegrinaggio perché fa miracoli questa fonte di acqua vivificante, allora un anfitrione ha deciso di costruirla a Diafani. Diafani è un piccolissimo paese. Diciamo che tutto l'inverno forse ci abitano 20-30 famiglie. È un piccolissimo paese nella parte nord dell'isola di Karpathos. Considerate l'isola di Karpathos un po' una pera. Nella parte inferiore, nella parte a sud, che è quella più gonfia, ci sono vigneti, agrumeti, c'è una fiorente agricoltura locale. La parte nord invece è divisa da quella a sud da una catena montuosa che arriva a 1200 metri. La strada è veramente brutta, per fare 60 km ci vogliono 3 ore e mezza circa, quindi Tantissime, quindi tantissimo, non è siamo più abituati ad andare in un giro così viaggio piano. spinente, no? Sì, Cioè. noi facciamo il primo transfer da quando arriviamo, andiamo nella parte nord. Diafani vuol dire, è un po'
risulta come noi la parola diafano, no? Diafani vuol dire trasparente e riprende le acque della baia, che sono veramente trasparenti ed è uno degli ultimi rifugi della foca monaca. Noi saremo lì a Diafani, da lì ci muoviamo a piedi per chi desidera, chi desidera può fare yoga, chi desidera fare tutte e due. Stiamo cercando di aggiungere anche un workshop di fotografia, perché veramente le celebrazioni della Pasqua, la processione per l'ostensione di un telo particolare che riprende un po' l'idea della Sacra Sindone, la processione dove le famiglie portano le loro icone in chiesa per farle benedire, l'addobbo di questa chiesa che è coperta di affreschi dallo zoccolino in basso fino alla cima della volta. Quindi è una meraviglia. Meraviglia, veramente. Ci si potrebbe veramente rimanere giornate intere. È un gran bel posto, è un gran bel posto. È un gran bel posto con della gran bella gente. Il paesino è così piccolo, soprattutto andando in questa parte della stagione, quando ancora non c'è l'estate, quando ancora non c'è il carico di turisti che arriva a sud dell'isola e ogni tanto in barca arrivano anche a Diafani. È veramente bello perché si diventa parte del tessuto sociale. È un po' una delle cose che ci piace fare, no? È sicuramente un plus dei nostri viaggi, perché comunque dico sempre, oltre alle fotografie portiamo a casa anche le amicizie. Quindi il nostro viaggio lì quest'anno sarà molto speciale proprio per le celebrazioni della Pasqua, per le lezioni di cucina, per quello, no, che, per quello che mangeremo, per quello che berremo con grande gioia. E poi un viaggio come tutti i nostri, molto molto flessibile. Chi desidera può alzarsi prima di colazione e fare yoga, chi desidera può raggiungerci per colazione, chi desidera viene a camminare, chi desidera rimane a Diafani a leggersi un libro. Andremo non soltanto a Diafani ma anche a Olimpos, che è uno dei paesi più belli, la Cora di Olimpos è forse una delle più belle di tutta la Grecia, con tante stradine, tante attività ancora locali, chi dipinge, chi fa miniature, chi si occupa di oggetti e di gioielli speciali fatti in questo posto. E andremo a trovare degli amici che hanno una bellissima fattoria e nel verde andremo a camminare per scoprire tutte quelle chiesette che sono nate un po' per difendersi dalle invasioni dai pirati. Quindi, essendo montuosa l'isola, invece che essere state costruite in basso sul mare, sono costruite all'interno in alto. Il trekking comunque è sempre molto semplice. L'ho fatto anch'io, ci torno anche quest'anno, quindi lo possono fare tutti. Enrico, un programma bellissimo. Mentre parlavi, comunque questa connessione con la gente del posto, capita qualche volta a chi viaggia di dire io mi vorrei trasferire qui, no? La sensazione di sentirsi a casa. Immagino che le vostre esperienze, che entrano così tanto nel tessuto del territorio, anche nelle abitudini, possiamo chiamarle quotidiane, ma poi comunque sono sempre, per chi è del posto, sono ormai nel DNA, a pelle, no? Le vivono veramente. Sì. L'ospitalità è sempre una caratteristica di questi posti, soprattutto dei posti che scegliamo. Le signore per strada, visto che c'è comunque poca gente, ti salutano, ti chiedono come stai, ti puoi fermare a chiacchierare. Qualche persona anziana parla ancora italiano, perché c'erano state le influenze delle nostre invasioni in Grecia. Quindi qualcuno parla ancora italiano, qualcuno parla italiano perché invece ha la passione per l'Italia, quindi ha studiato. Ricordo una persona che lavorava proprio al centro dove ci si occupa della fauna e quindi delle foche monache, che parlava perfettamente italiano. Si è fermato lì venendo da Atene, ma ha detto no, la mia vita, sono arrivato qua, ero in una grande città, sono in un piccolissimo paese, la mia vita è cambiata completamente, sono felicissimo di stare qua, non torno più. Quindi hanno questo magnetismo questi posti, no? Molti dicono quasi quasi starei qua tutto l'anno. Ma succede nella tua esperienza, appunto, con tutti questi viaggi, con tutti questi luoghi che hai fatto conoscere veramente in questa declinazione così particolare, no? Con una sensibilità, con una delicatezza, quasi in punta di piedi, qualcosa che poi assapori piano piano. C'è qualcuno tra le persone che ha fatto il viaggio con te che sì, poi alla per fine... esempio dove abito in Cappadocia per parte dell'anno, ormai si è
anche lui quasi trasferito part-time, diciamo, un amico che si chiama Alberto, che anche lui come me aveva ha ancora la passione dei tappeti e ha deciso di prendere casa a Uccisar. Lui viene da Roma, sta là anche lui parte dell'anno, di solito usciamo a cena, ci facciamo la grigliata nelle valli con la luna piena, facciamo queste cose un po' speciali. Tanta gente è arrivata in un posto e ha deciso quasi quasi vengo e poi si è trasferita. Poi... Quindi è viaggio comunque è riscoprire qualcosa di sé, un trovarsi a casa, no? Trovare qualcosa che è ti un viaggio, fa innamorare. Sì, molti viaggi sono un viaggio in un posto ma anche dentro, perché se siamo con la tranquillità di veramente di goderci la bellezza di un panorama o di stare seduti al tramonto. L'ultimo giro che ho fatto a Creta sono stato a Kalamaki, che una volta era un piccolissimo paese, adesso si è sviluppato ma ha mantenuto una certa qualità. C'è una bella spiaggia, ci sono piccoli ristoranti locali e il tramonto ce lo godevamo tutte le sere con un gatto che anche lui si metteva sul muretto di cemento a guardare il tramonto. Magari la prossima volta vi porto le foto, raccontiamo un po' di Creta. Questo è bellissimo. Sì, ci sono dei posti che hanno un fascino, un'energia, una parola particolare che non uso spesso, ma che hanno, come dire, un feeling che ci prende, no? Ci attorciglia dentro in queste cose, nella via del paese che magari non è la principale, scopriamo la piccola bottega o la signora che ci accompagna a vedere una cosa che mai avremmo visto se non con l'aiuto del posto, che è quello che succede anche qua in questo viaggio, che succederà in questo viaggio. Ma Enrico, per chi volesse iniziare innanzitutto il sito, ricordiamo la compagnia del relax.com. .net, perdonami, per chi volesse avvicinarsi a questo viaggio della Pasqua ortodossa, ci puoi raccontare un po' le date? Prima ci dicevi la partenza è il 28 aprile. 28 aprile che è domenica, così riusciamo a fare in un giorno Italia-Atene, Atene-Karpathos. Chi desidera può partire il venerdì, io parto il venerdì e faccio due notti ad Atene, quindi chi desidera può aggiungere le due notti ad Atene. Poi, visto che il gruppo è piccolo, massimo sarà per 14 persone, adesso siamo in 10, quindi ne mancano proprio pochi di posti. E, il ritorno, alcuni tornano la domenica 5, perderanno le ultime celebrazioni della Pasqua, però devono rientrare il lunedì per lavoro. Altri tornano il 6, io torno l'8, così faccio anche l'ultima processione che è il 7 di maggio, è la processione delle icone. Che va a chiudere tutta dalla domenica dei Salici, che è la domenica che noi purtroppo non saremo sull'isola perché arriviamo verso le 5 del pomeriggio, all'ultima processione delle icone il 7 di maggio. Però, come sempre, organizzo viaggi di ogni genere, non mi è mai capitato di portare gemelli siamesi, quindi chi vuole venire prima o tornare dopo assolutamente lo può fare. C'è questa flessibilità che in effetti accompagna certamente un po' le esigenze. Abbiamo parlato di Domenica dei Salici, è un po' l'apertura invece, come per noi può essere la Domenica delle Palme. Sì, Enrico, diciamo che può essere un equivalente di questa cosa, anche se in realtà ci sono delle grosse diversità. Quello che mi piace molto è la preparazione della chiesa, per esempio, perché viene addobbata di fiori e stare con le signore del posto dopo che abbiamo fatto la nostra camminata, la nostra pratica di yoga, stare con loro, dargli una mano a preparare, a sentire che ci sgridano, perché se non fai le cose bene ti sgridano in greco. Anche le spiegazioni sono in greco e questo è un ottimo esercizio di comunicazione. Apprendere. Sì, è proprio bello. Poi ci sono le icone che vengono portate in chiesa per ricevere la benedizione di questa cosa, per ringraziare i santi. Considerate che più o meno quasi le famiglie hanno tutti la loro chiesetta sparsa per i campi che appartenevano alla famiglia da generazione. E ancora adesso, quando sono andato per esempio a camminare l'ultima volta, chi mi ha accompagnato si fermava nella sua chiesa di famiglia a mettere l'incenso, ad accendere la candela, a lasciare un pensiero per i suoi parenti defunti. Poi si curano anche le chiese degli altri.
perché comunque la porticina della chiesa, dove di solito ci stanno quattro sedie, non di più, è praticamente sempre aperta. C'è Quindi un, è un evento comunque che ci riporta all'intimità e insieme all'universalità, esatto, sempre sì. della parola rinascita comunque, no? Intesa sì, ancora una volta. È un proprio, come dire, se vogliamo è un ricominciare, uno schiacciare un bottone del reset, no? Arriviamo adesso, abbiamo passato l'inverno di un certo tipo, quest'anno non ha fatto così freddo ma c'è stato un po' di brutto tempo, arriviamo dove c'è questa luce stupenda, perché comunque siamo nel Dodecaneso, abbastanza a sud, tra Creta e Rodi, quindi abbiamo questa luce, il colore dell'acqua, il verde, perché non è ancora estate, quindi non è ancora così secco il posto, mentre se andiamo, non so, a settembre ci sono 3 mesi senza pioggia dietro, quindi sarà tutto verde, tutto fiorito ed è, come dire, ricomincio, riparto per l'estate. Oh, Enrico, ci hai fatto ancora una volta viaggiare veramente ad occhi aperti e credo che sia veramente un'occasione meravigliosa per fare un viaggio con col vostro mood, ma soprattutto per andare a scoprire dei posti veramente unici, a maggior ragione con la vostra filosofia. Per cui noi ricordiamo, per chi fosse curioso di andare un po' a vedere il programma, la compagnia del relax.net, Pasqua ortodossa, partenza 28 aprile, Enrico. Ritorno 5, 6 o 8 maggio. Benissimo, allora Enrico, noi ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. Io ti ringrazio per avermi ospitato, tutti per avermi ascoltato. Noi ci vediamo comunque la prossima settimana e continuiamo i nostri viaggi ad occhi aperti con Enrico. Esatto, magari un giorno ci facciamo un viaggio ad occhi chiusi. Oh. Benissimo, senti Enrico, grazie di cuore per essere stato con noi, noi ci vediamo la prossima settimana. Al pubblico da casa non ci resta che ringraziarvi per essere stati con noi anche in questa prima puntata di primavera. Non perdetevi la prossima puntata. A presto.